Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook. Sapete che io tendenzialmente rispondo anche alle domande o ai commenti che mi vengono fatti sotto i miei video. Uno dei commenti che ho trovato, non vorrei dire più strani, però che ha suscitato in me il fatto di dire ma sì, perché non ci facciamo un video? Era una domanda di un ragazzo che diceva ma posso allenarmi lo stesso con il bicipite strappato? Punto di domanda. Allora, quando si parla di bicipite strappato ovviamente si parla del tendine distale del bicipite, quindi quando voi fate i bicipiti così quello che succede è che questo tendine si rompe e tutto slitta in alto, ok? Quindi la pallina si muove verso la spalla. La rottura del tendine distale del bicipite è qualcosa che può incidere in modo importante sulla forza di ovviamente supinazione, dato che il bicipite è un supinatore, se voi fate così vedrete che il bicipite ta-da, si contrae, ok? Ma soprattutto nella forza di flessione dell'avambraccio sul braccio. Ora, non è l'unico flessore dell'avambraccio sul braccio, perché per esempio c'è anche il brachio radiale e c'è anche il brachiale che sta sotto. Quindi uno potrebbe dire, vabbè, compenso con il resto. È ovvio che voi potete compensare, però comunque da una parte avrete una perdita di forza, soprattutto una differenza tra braccio destro e braccio sinistro. Dov'è che potenzialmente potreste sentire più differenza? In tutti quei movimenti dove il lavoro di chiusura dell'avambraccio sul braccio chiede una presa di tipo palmare, quindi supino. Quindi tutte le trazioni con la presa supina, che siano strette, larghezza spalla un pelo più larghe, tutti i movimenti dove c'è un curl, quindi per esempio l'Hefest o simili, e tutti i movimenti tirato orizzontale, comunque dove c'è una presa di tipo supino e via dicendo. Non è che tutti i movimenti dove c'è la presa a martello e la presa prona non avrete problemi, è che più voi ruotate la presa, più il bicipite brachiale tende a dare meno contributo, perché si disattiva quando voi andate a fare questo tipo di movimento. Quindi lì ne risentirete di meno. È ovvio che se lo strappo è parziale, voi comunque potreste avere dolore. Quindi una soluzione potrebbe essere quella di abbandonare i movimenti con la presa di tipo supino e andare verso quello di tipo prono, tenendo sempre conto che il fastidio potrebbe comunque saltare fuori. È ovvio che operarsi, secondo me, è la situazione ideale. Io ho un allievo che si è strappato il tendine del bicipite, abbiamo recuperato completamente e sta facendo i suoi PR in trazione supina, giusto per dirvene una. È tendenzialmente un'operazione come quella del pettorale che deve essere fatta rapidamente per fare in modo che il tendine possa essere tirato giù e ancorato nuovamente, per senza evitare di aver difficoltà a doverlo trascinare giù, perché comunque c'è una trazione a livello della spalla. Stesso discorso dal pettorale, perché c'è una trazione a livello dello sterno. Ci sono diversi atleti che io conosco personalmente, anche italiani, che hanno strappato il tendine del bicipite brachiale totalmente o parzialmente, però sono comunque arrivati a tirare dei buoni numeri. Alcuni di loro hanno abbandonato alcune skill, perché per esempio le planche supine probabilmente danno anche abbastanza fastidio, ma sono comunque riusciti a giocarsela su delle prestazioni non banali. Quindi spero ragazzi che abbiate trovato questo contenuto interessante, che vi abbia un po' spiegato come orientarvi se subite questa tipologia di infortunio. Adesso ditemi la vostra, perché sono curioso di capire se voi l'avete avuto e come vi siete comportati, perché può essere sempre un modo per arricchire i contenuti che io vi lascio. Seguitemi anche su Instagram, dove condivido i risultati dei miei allievi, potete vedere cosa combinano. La cosa interessante è che ho anche degli allievi non più giovincelli che fanno delle cose non banali. Visitate il mio sito, dove ci sono tante risorse gratuite, tanti articoli, ci sono le demo dei miei videocorsi che potete provare gratuitamente. Se poi volete essere seguiti, ovviamente dal menu contattami del mio sito potete fare richiesta dall'opzione coaching online. Io seguo anche in presenza, semplicemente la base è il prezzo dei coaching online, e poi voi potete decidere di aggiungere una tantum per le lezioni in presenza. Quello che vi dico io è che venire ogni tanto in presenza fa sicuramente tutta la differenza del mondo. Bene ragazzi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao!